Ciao a tutti, tornata. Ci sono ancora viva. Allora, vi faccio un piccolo aggiornamento sulla situazione lavoro. Non vi ho più detto niente, ero partita un po' che volevo fare tipo diario, poi ovviamente non ho più detto un cacchio perché comunque la mia storia mi fa venire mal di stomaco ed è pallosissima, quindi non ho più detto niente. Beh, sostanzialmente vi avevo detto che ero in attesa dei miei stipendi arretrati e non arrivano, non arrivano, non arrivano. E purtroppo ora sono per vie legali, quindi tramite avvocato. E questa è la situazione. Questa è la situazione. E diciamo che ovviamente non sono contenta. Non sono contenta perché adesso per recuperare il mio comunque dovrò spendere soldi. E non mi sembra giusto che io debba spendere dei soldi per recuperare quello che mi spettavano normalmente. E poi sono una persona un po' che se la prende, un po', che se la prende abbastanza, quindi ne soffro proprio sia fisicamente che psicologicamente, quindi ho mal di stomaco, sono abbastanza in down e cose di questo tipo. Vabbè. Nonostante tutto, ho avuto questa parentesi del weekend a Londra che avevo detto in concomitanza della London Tattoo Convention e mi sono divertita un sacco. L'unica cosa negativa è che ho potuto fare pochissimo shopping nonostante ci fossero tantissime cose carine, tantissime. E perché appunto non ricevendo lo stipendio da mo', non ho potuto fare tanti acquisti. Comunque, reso conto del viaggetto a Londra, super positivo. Siamo andate su, io e questa mia amica qui, siamo partite qui da Milano e siamo andate a trovare quest'altra amica che sta ormai a Londra da 15 anni. E devo dire che a parte la prima notte traumatica a Brixton, dove io sono rimasta veramente scioccata dalle persone che c'erano in giro. Ah, e voglio dire, mi vedete, non sono la suoretta, però, santissimo signore, ero veramente preoccupata per la nostra incolumità. Gente fuori, ma fuori di melone, praticamente. Va bene, lasciamo questa parentesi. Abbiamo trovato un tempo bellissimo, abbiamo avuto 3 giorni di sole, infatti la nostra amica ha detto: "Che culo, cioè siete state veramente fortunate." E niente, in poche parole abbiamo dedicato il primo giorno, venerdì, perché siamo riuscite a salire sul giovedì sera. Venerdì siamo andate in convention, a cui ribadisco ancora per l'ennesima volta, non abbiamo dedicato tutto il tempo che serviva. Ma mi rifarò l'anno prossimo. E il giorno dopo siamo state a fare un giro in Camden Town, siamo stati al famoso pub dove andava Amy Winehouse. E poi l'ultimo giorno ci siamo fatti un'altra zona di Londra con dei mercatini un po' alternativi, seconda mano, cose di questo tipo. E quindi cosa posso dirvi? Niente, è stato tutto super carino. Se andate a Londra in quel periodo e ovviamente se vi interessano i tatuaggi vi consiglio di andare alla Convention di Londra perché è veramente bella, ci sono un sacco di spettacoli, la location è fighissima, fighissima perché c'è in poche parole questo canale con i barconi, c'è tutta questa parte esterna dove ci si può mettere fuori appunto a bersi una birra, mangiarsi un pezzo di pizza, mangiare qualsiasi cosa perché è pieno di schifezze. E poi c'è una parte centrale comunque semiaperta, ovviamente tutti i vari stand dei tatuatori al chiuso, ci sono diversi stage dove fanno spettacoli, varie ragazze col fuoco, concerti, ci sono all'interno ben due bar super carini, uno tutto stile tiki, quindi tutto con fenicotteri e ananas e robe varie. E un altro che era tipo un po' più voodoo style, dove appunto suonavano i gruppi. Veramente, veramente bella, mi è piaciuta un sacco. E niente, vi volevo far vedere due cosine che ho preso lì. Vi volevo appunto un attimo aggiornare sulla situazione, che comunque è questa per adesso, quindi non vi ho più detto niente, più che altro perché tanto è una situazione noiosa e che
sinceramente. Spero finisca al più presto per la mia salute, per la mia salute. Ok, allora in convention ho preso proprio due cosine perché purtroppo mancava liquidità. E ho preso queste ceramiche da questo tipo che esattamente non ho capito se era sempre Vince Ray o comunque collabora, fa i disegni. Vince Ray è un tipo che ha il suo gruppo con cui fa musica, comunque psychobilly, rock and roll, e disegna un sacco di copertine per gruppi appunto psycho, punk rock, rock and roll, eccetera. Tanto per farvi capire, se vi piace il genere. È questo, queste tipe qui. O comunque, chi lo conosce lo capisce subito. Io ho questo tatuaggio qui che è proprio ispirato ai suoi personaggi. Una tipa così. E a me piacciono un sacco i suoi disegni. E quindi ho visto tutte le teiere, le tazzine, tutte le cosine carine. Ho detto, le prendo. Almeno prendo le cose per la casa che comunque vanno bene. Ho detto, cioè, non penso solo a me stessa. Per la casa. E quindi ho preso per il mio amore, le ho portato un boccale da birra, così, con il veliero, troppo carino, con questi disegnini, poi proprio classico, nel senso bianco col disegno blu, però con questi disegni in stile tattoo. E poi ho preso due tazzine da tè, visto che io sono un'assidua consumatrice di tè, tisane, questi tipi di bevande, perché io odio il caffè. Non lo bevo assolutamente. Io ho preso la tazzinetta, guardate che carina, con la sirena, c'è scritto Forever, con il suo piattino. E la figata è che anche il piattino c'ha il disegnino. Io lì al momento non l'avevo visto e secondo me ogni piattino appunto aveva il suo disegnino abbinato alla tazza e secondo me il tipo me le ha date un po' a caso, diciamo così, perché il veliero con la sirena ci può anche stare. Però poi ho preso questo con la rosa, l'ancora, con scritto Love. Troppo carino anche questo. Poi sono veramente carinissime, cioè. Che carine. E il piattino, cioè, c'ha il tipo al timone, che secondo me andava abbinato alla tazza che c'era come il boccale, quindi col veliero. Ma vabbè, non stiamo qui a questionare. Ho preso queste cosine qui di ceramica. E ho preso anche un sale e pepe, vabbè, un po' particolare, non so a descriverlo, e l'ho regalato lì alla mia amica che ci ha ospitato comunque questi 3 giorni così a gratis, quindi grande mano. E poi in convention ho preso solo un'altra cosa che però era troppo mia, questa toppina, questa toppa, che ho scritto Cry Baby, perché sono famosa per essere una piangiona, una piangina, una che piange tanto. E questo ho detto no, è troppo mio, pure col bambinetto così. Poi Cry Baby, mi viene in mente anche il film Cry Baby con Johnny Depp, che è uno dei miei film preferiti. Quindi ho detto è mia. E basta, in convention non ho preso nient'altro, cioè vi rendete conto? Forse voi non vi rendete conto perché non avete in mente che cosa c'era lì, che cosa potevo prendere, la fine del mondo, ma tanto ci tornerò. Delle cose bellissime, vabbè. Niente di così indispensabile, però insomma, niente. Ho preso queste cosine qui. Poi il giorno dopo, sabato, siamo andate a Camden Town. E all'inizio ero un po' bloccata nello shopping anche perché, appunto, non volevo spendere, volevo risparmiare. E le mie amiche erano alquanto preoccupate. Cioè, dicevano: Rossana, tu non compri, non stai comprando niente. Al che mi sono un attimo smossa comprando questo. Questo qui che però lo cercavo da tanto tempo, un tiki, perché lo volevo mettere in bagno, perché ho un bagno un po' stile away, un po' una cosa del genere, quindi collane hawaiane, pin-up stile con lo gonnellino, eccetera. Ho detto il tiki mi manca. E l'ho trovato lì, ho detto bella, mi prendo il tiki. E le mie amiche ancora, cioè tu vieni a Camden Town e prendi solo questo? Non lo so, ragazzi, ero bloccata.
Dopodiché abbiamo fatto un giretto, appunto così abbiamo mangiato lì a Camden Town, vabbè, non vi dico, anche lì se non ci siete mai stati, fate un giro, è carino anche solo vedere il delirio della gente che c'è in giro, un sacco di tutti i banchettini, street food, roba da tutto il mondo. E anzi, mi scuso perché io volevo fare un vlog sul viaggettino a Londra. Ho portato anche la videocamera che avevo, però è un po' datata e niente, cioè proprio il primo pezzo che ho fatto ho detto no, il vlog va a farsi benedire e niente, racconterò qualcosa quando torno a casa così perché volevo appunto dirvi due cosine. Quindi anche Camden Town carinissima, con tutti i negozietti, vabbè. Gente di ogni tipo, stranezze, cioè, è carino anche solo veramente farsi un giro se poi uno non è di quello stile, non trova niente, però si trova di tutto e di più, veramente, si trova di tutto e di più. E niente, al ritorno, dopo che siamo andate a berci una birretta al famoso pub dove andava sempre Amy Winehouse, perché lei era lì di Camden Town, e finalmente, perché io avevo visto all'inizio questi negozi, però cioè, venivo trattenuta perché mi hanno detto no, andiamo prima a mangiare, andiamo prima a mangiare. E dopo si vede che con la pesantezza del chicken curry e 2000 kg di riso con ananas e non so che altro, probabilmente il mio fare shopping era appesantito. Fatto sta che poi ho beccato questo negozio dove aveva un sacco di creeper, tuc, e sono andata in fibrillazione. Sono andata in fibrillazione. E ho trovato questo paio di scarpe fighissime, che fra l'altro ce le su, quindi adesso me la tolgo e ve la faccio vedere. Ed è questa qui. Cioè, un attimo che ve la sistemo, perché ce l'avevo dentro la solettina, volevo farvela vedere bene. È questa qui. Cioè, tipo creeper, quindi con la cosina così. Però la classica scarpettina da brava bambina, con le nappettine, la frangetta, e poi di sto colore fighissimo, cioè bordeaux, super riflettente, cangiante, metallizzato, sì, insomma, una cosa sobria, no? Proprio da girl school. E ho trovato queste che erano in sale, quindi non mi sono sentita in colpa, anche perché le volevo da un sacco di tempo, quando vedevo, cos'è, tipo mocassino, non mi viene adesso il termine esatto, però quando le vedevo, anche le classiche nere, me le provavo, però ho detto queste qui, cioè della Tuque, vabbè, a parte che con la suola fighissima, zac, le lascio vedere di qua, col teschietto, ti con le ossa. Le ho viste, erano saldate da, insomma, da 100 pound, costavano 64 pound. Le ho provate, mi andavano bene, non potevo non prenderle, cioè, fighissime, sono fighissime. Ok, la rimetto giù. E quindi ho preso questa e lì ce n'era anche un altro paio, però non erano scontate, costavano comunque 100 pound e ho detto no, no. A parte che già immaginavo la faccia del mio amore. E ragazzi, se non mi agitate la cosa, baby. Scusate, ci sono i gatti che fanno la lotta qua sotto e mi fanno traballare tutto. Già pensavo alla faccia deforme del mio amore che, tornando a casa, un altro paio di scarpe, Rossana? Dove lo mettiamo? In effetti mi ha detto, inizieremo a metterle qui, faremo tipo un soppalco qui in sala e metteremo le tue scarpe, perché fra l'altro ne ho preso un altro paio. Perché in effetti dopo aver preso le tuc, cosa ho fatto? Niente, andavo avanti, ta ta ta, Vans, vedo Vans. C'erano anche un sacco di Converse, di All Star, così. E in questo periodo ero in fissa, era da un po' che volevo le Vans Checkered, quei classici scacchi bianchi e neri, le slip-on. A caso entro e ci sono anche lì, in saldo. Vuoi lasciarle lì? Vuoi lasciarle lì? Sono in saldo? No, non posso lasciarle lì. E quindi ho preso anche queste. Tadà! Classiche slip-on. Queste le ho pagate 40 pound. Conto da noi una Vans costa 75 euro, quindi ci stava. E anche
Anche se io qui vicino vado a Mendrisio al Foxtown e c'è l'outlet dell'Avance, le trovi a poco. Anzi, vi dovrò fare anche il video haul Vans. Comunque, ho preso queste qui. C'era il paio, quello, il modello più vecchio, che è quello che è acqua grigio, e anche qui un po' grigino e nero, che erano più fighe, mi piacevano di più. Però ovviamente non c'era il numero, perché figurati, un po' di fortuna di trovarle, ma non tutta sta fortuna. Quindi gli ho chiesto il numero di questo e di queste c'erano, quindi frac, brancate. Quindi nel giro di mezz'oretta ho recuperato shopping perché mi sono comprata ben due paia di scarpe. Terrorizzata dal fatto che sarei tornata a casa e appunto Gino avrebbe detto: Rossana, altre scarpe? Altre scarpe? Sei sicura? Vabbè, niente, sono contentissima, cioè, contentissima. Niente, ultimo giorno siamo stati in quest'altra zona di Londra che sinceramente non mi ricordo, dove siamo andati a vedere un po' di mercatini, anche qui si alternavano un po' di tutto, oggettistica, abbigliamento, c'era una parte anche col cibo. E qui ho preso solo una cosina che però era troppo carina, cioè un'idea troppo simpatica, sempre per la casa. Ho preso questo, che voi direte, che cippalippa è, Rossana? Questo è, sì, è, allora, è una luce, quindi si illumina, qua dietro ci si mettono le pile e quindi si accende. La si può attaccare al muro o appoggiare. E in poche parole ha tutte le letterine da infilare, tipo cinema di una volta. E tu puoi cambiare, no? Mettere le scritte che vuoi. Cioè, un giorno metti Home Sweet Home, il giorno dopo metti Fuck You, il giorno dopo metti I Love You. Cioè, è bellissimo. Ho detto, dai, troppo carina sta idea. Ci manca, no? Qualche cosina qui nella nostra casa sobria. E quindi ho preso questo per la modica cifra di £15, quindi ci stava. È l'unico acquisto che mi sono concessa appunto l'ultimo giorno. Ah, beh, vi ho già fatto il video di Boots in aeroporto. Ho fatto quell'acquistino di Boots, però erano tante cose carine. E va bene, quindi niente, questo è il resoconto del weekend a Londra. E il forum intanto era a Bucarest con quest'altro suo amico perché le aveva regalato questo weekend per il suo compleanno. Anche lui un regalino e mi ha portato questo profumo di Beyoncé Heat Kissed, fighissimo. Bravo amore. Con questa boccettina, cioè tipo strega per amore, quando entrava nella boccettina che aveva la casetta. Lo ricordate quel telefilm lì? E magnifico. Mi piace un sacco. Mi sembra che sia un po' poco, che duri poco. Almeno io, dopo poco che l'ho messo, non lo sento più. Però è veramente buonissimo. Mi piace un sacco. Bravo, amore mio. Quindi il weekend è andato bene, sono comunque stata contenta di tornare a casa dal mio amore e dai miei amorini Ozzy e Dynamite. E il viaggio di ritorno è stato un po' pesante, anche per la gente che c'era sull'aereo, perché veramente gli italiani a volte. Vabbè, niente, questo era un piccolo resoconto del weekend a Londra e ci vediamo alla prossima. Ciao!